Bene, sì, ragazzi, siamo tornati con il secondo episodio. Ci eravamo lasciati qui dove che i genitori di Ezio Auditore erano stati portati in prigione. I genitori, i fratelli più il papà, perché poi la mamma e la sorella sono andati da un'altra parte. Spero che questa serie comunque vi piaccia. Fatemela sapere nei commenti. E qui vediamo la veste originale di Ezio Auditore, lasciata dal padre. Cosa spettacolare. Traditore! Ehi, perché quelle spade? Non dovreste arrestarmi? No! Che volete Non dunque? scapperà! Qualcosa non va. Che tu Sì, muoia! Beh, questo non accadrà. Quindi, perché non cerchiamo delle alternative? Tanto ne approfitto. Ma deve Voglio dare il ripartire le corpo. vene dell'inferno come merenda. Così poi da andare a portare la lettera. Ezio Auditore, che cosa ci fai qui a quest'ora? Io non... Aspetta, prendi fiato, riordina i pensieri. Hanno arrestato mio padre e i miei fratelli. Questo è per voi. Ah, ora capisco. C'è stato un malinteso, Ezio. Rimedierò a tutto domani. Come? I documenti che mi hai portato contengono prove di una congiura contro la tua famiglia e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza e saranno liberati. Vi ringrazio, signore. Di nulla, figlio mio. Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto qui. No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio. C'è da fidarsi, lo vedremo. Giovanni Auditore, voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi colpevole. Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte! Sei tu il traditore, Umberto, sei uno di loro! Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo tu in cambio, lo giuro, noi qui! Padre! Laggiù, prendete il ragazzo, è uno di loro! Ti ucciderò per ciò che hai fatto! Guardie, arrestatelo! Uccidetelo! Dico di arrestare il ragazzo, stai tu! Potete andare, ragazzi. Dobbiamo proprio. È così carino. Da mangiarlo. Ora che hai imparato ad avvicinarti al nemico, dobbiamo trovarti un'arma adatta. Quale mi consigli di usare? Ah, ma tu conosci già la risposta. Ehi, la lama è la polsiera di mio padre. Come le hai avute?
Con le stesse abilità che ti ho appena insegnato. Non è proprio in condizioni perfette. Immagino che tu conosca Leonardo da Vinci. Sì, ma che c'entra un pittore con tutto questo? È molto più di un pittore. Portagli i pezzi e vedrai. Prima di andare, un'ultima domanda, se posso. Certo. Perché sei stata così pronta ad aiutare me, uno sconosciuto? Anch'io conosco il tradimento. Ah, Ezio Auditore! Non mi aspettavo certo di rivederti dopo tutto quello che è successo. Ah, perdona i miei modi. Bentornato. Bene, che posso fare per te? Speravo che potessi ripararmi una cosa. Ma certo! Vieni, di qua. Ah, che confusione. Qui non si trova mai nulla. Lasciami fare un po' di spazio. Va bene, vediamo. Affascinante. Non saprei, Ezio. Nonostante gli anni, la meccanica è piuttosto avanzata. Non ho mai visto una cosa simile. Temo di non poter far molto senza i progetti originali. Mi dispiace. Aspetta un istante. Che stai facendo? Il contenuto di questa pagina è cifrato. Ma se la mia teoria è corretta, in base a questi schizzi potrebbe benissimo... Potrebbe benissimo cosa? Siediti. Leonardo... Notevole. Se trasponiamo le lettere e ne scegliamo una ogni tre... Fatto. L'ho finita. Finita cosa? La lama. Sono riuscito a decifrare la tua pergamena. Mi ha indicato esattamente cosa fare. Ora non rimane altro che tagliarti l'anulare. Veramente? Mi duole, ma è così che deve essere fatto. La lama è pensata per garantire la dedizione di chiunque se ne serva. Bene. Falla svelta. Stavo solo scherzando, Ezio. Anche se un tempo la lama richiedeva un sacrificio, è stata modificata. Puoi tenerti il dito. Incredibile. Per davvero? Dimmi, hai altre pagine come questa? Mi spiace, è l'unica. Senti, se dovessi trovarne un'altra del genere, ti prego, portala qui. Hai la mia parola. E grazie per avermela aggiustata. Per ordine della Guardia Fiorentina, aprite la porta! Solo un momento. Aspetta qui. Sei tu, Leonardo da Vinci? Sì, come posso servirvi? Voglio che tu risponda a qualche domanda. Certamente. Qual è il problema? Un testimone afferma di averti visto frequentare un nemico della città. Cosa? Io frequentare? È assurdo. Quando è l'ultima volta che hai visto o parlato con Ezio Auditore? Chi? Non fare il finto tonto. Sappiamo che eri amico della famiglia. Forse questo aiuterà a schiarirti le idee. Sei pronto a parlare? Allora ti decidi. Grazie, Ezio. Mi dispiace molto. Ormai ho fatto il callo ai loro abusi. E il cadavere? Mettilo dentro, assieme agli altri. Gli altri? Me li procura la città per i miei studi. Come non fosse mai accaduto. Grazie, Leonardo. Per tutto. Di nulla. E ricorda, se trovi altre di quelle strane pagine, portamele.
Se dovessero contenere dei nuovi progetti, adatterò anche la tua lama. Certamente. Ora dovrei davvero tornare da Paola. Porgile i miei omaggi. Ancora questa storia. Hai oltrepassato ogni misura, Oberto. Senti chi parla di misure. Tu, che ti sei incoronato Lorenzo de Medici, principe di Firenze. Questo non è vero. Certo che no. Sempre innocente. Comodo, eh? Almeno adesso sappiamo fin dove puoi arrivare. Cioè a dire, da nessuna parte. È stata una preziosa lezione per me e i miei alleati. Sì, i tuoi alleati, i pazzi. È di quei cani che si tratta, vero? Bada alle tue parole, Lorenzo. Potresti attirarti attenzioni indesiderate. E ho il dovere di assicurarmi che la città di Firenze rimanga un fulgido esempio di giustizia. Non ci sarà spazio per la corruzione finché avrò il potere di contrastarla. Siete un tesoro, Umberto. Tu. Tu avresti fatto lo stesso. Per salvare coloro che ami. Sì, certo. E l'ho fatto. Gli Auditori non sono morti! Io ci sono ancora! Io! Ezio! Ezio Auditore! Rieccoci tornati a casa. Sarà meglio che io lasci Firenze. E dove andresti? Mio zio Mario ha una villa vicino a Monteriggioni. Sei ancora ricercato, Ezio. Che vuoi che faccia allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto. Strappali e la gente si scorderà la tua faccia. Anche i banditori istigano la popolazione. Potresti corromperli così che parlino d'altro. O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico. Hanno venduto la propria dignità. Nessuno ne piangerà la scomparsa. Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire. Bentornato, Ezio. Ci sei riuscito? Sì. Madre. Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre... Oh, non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa. Nostro padre dovrà sistemare tutto. Ma lui dov'è? E Federico? E Petruccio? È successa una disgrazia. Che cosa vuoi dire? No, è impossibile. Claudia. No, 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 no. Ho fatto tutto il possibile, piccina. Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro. Ma per fare questo, ho bisogno che tu resti lucida. Ci siamo capiti? Bene. Ti spiace badare a nostra madre? Allora siamo pronti. Grazie di nuovo, di tutto. Stai in guardia, Ezio. Sii cauto. La strada davanti a voi è molto lunga. Spero che questa serie vi stia piacendo. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Bella ragazzi.